Si decide quindi ai calci di rigore la sfida rosso-blu che inaugura la stagione 2011-2012. Cominciano a battere la formazione dei reduci dello scorso anno, Ovidio Garlani. Depone il pallone sul dischetto, attende il fischio dell'arbitro, rincorsa e con un preciso raso terra spiazza Merigo e porta in vantaggio i giocatori in maglia bianca. Vedremo a chi sarà ora affidata la prima risposta da parte dei nuovi arrivi in rosso-blu. Ed eccolo, è un giocatore di esperienza per rispondere, Negrisoli, centrale difensivo, l'anno scorso in forza al Palazzolo, ricordiamo che aveva segnato proprio su questo terreno. Parte Negrisoli, botta forte sulla destra di Moretti che intuisce ma non riesce a deviare la sfera, 1-1. Ed è Luca Paghera che si incarica di battere il secondo calcio di rigore per i rimasti dello scorso anno, l'unico del trio d'attacco rimasto. Parte il tiro forte, alto, spiazza Merigo ma incoccia contro la traversa, quindi rigore sbagliato, rimane 1-1 il punteggio, ma i vecchi hanno già battuto un calcio di rigore in più e si appresta alla trasformazione sull'altro versante Gian Pietro Cazzago, centravanti anche lui, lo scorso anno in forza al Chiari. Anche lui deposita il pallone sul dischetto, in attesa del fischio che arriva. La rincorsa, destro, e questo qui era imparabile, spiazza completamente Moretti e infila addirittura l'incrocio. E attenzione perché ora nelle mani di questo ragazzo, Merigo, c'è la possibilità di fermare la partita, di dare la vittoria ai suoi. Vediamo, sarà Giare, Manuel Giare, partito dagli allievi con una presenza nei giovanissimi, un'escursione negli juniores, l'esordio in prima squadra l'anno scorso, ha giocato in tutte le formazioni dell'Esa. Parte Giare, molle, infatti Merigo si esalta.